Segretezza. Mimetizzazione. Qui, vedete? Passione. Adesso la solleviamo. Qui e qui. È pieno di particelle nere. Chi avrebbe mai pensato che costruire un camion fosse tanto spettacolare? Oggi assisteremo alla realizzazione dell'autocarro migliore al mondo, nella fabbrica più grande del pianeta. Il marchio Mercedes-Benz è sinonimo di berlina di lusso. Ingegneria di precisione, design elegante e prezzo cospicuo. Un mezzo esclusivo per le classi più agiate. Eppure, per quanto famoso, nessun veicolo Mercedes domina il proprio mercato quanto un prodotto sconosciuto ai più. Questo autocarro con semirimorchio è l'autocarro più venduto in Europa. Il Mercedes Actros. In effetti, per la prestigiosa casa tedesca, l'Actros è un vero gioiello. È stato votato per 3 volte camion dell'anno. Un record che nessun altro può eguagliare. Gli affezionati lo hanno dichiarato persino camion del decennio. Ma la Mercedes-Benz non si adagia sugli allori. Per la prima volta in 16 anni, l'Actros sarà soggetto a una revisione completa. Ciò significa che una delle più antiche aziende automobilistiche si prepara a proiettarsi nel futuro. Il futuro inizia in una città tedesca vecchia di 700 anni. Alla periferia di Fürth, accanto al fiume Reno, sorge la megafabbrica Daimler. Qui si producono gli autocarri Mercedes. A guardarlo sembrerebbe uno stabilimento dove si realizzano armi. Oltre queste mura, sorvegliato come un segreto di Stato, giace il nuovo modello. È talmente sofisticato che per la sua realizzazione ci sono voluti più di 8 anni e oltre 1 miliardo di euro. Per proteggere il nuovo modello non sono mai stati ammessi i visitatori. Fino ad ora. Ma il nuovo autocarro è soltanto la punta dell'iceberg. Anche fotografare la catena di montaggio dell'Actros era verboten, proibito. Ma oggi le telecamere di National Geographic potranno filmare un'esclusiva. La costruzione del cavallo da tiro del XXI secolo. In questa sezione dell'impianto sono assemblate le componenti dell'Actros. Questo stabilimento ha dimensioni eccezionali. È il più grande produttore di camion al mondo. Una vera megafabbrica. Quasi 3 milioni di metri quadrati. 15 Taj Mahal, compresi i giardini. E molto altro. La sala assemblaggio ospita 3 linee di produzione, ognuna lunga 1 chilometro. È talmente grande che serve un mezzo per spostarsi.
Per assemblare il nuovo modello serve un esercito di operai, tutti votati alla segretezza. Come prevedibile, questa megafabbrica è ultra indaffarata. In un solo anno vengono realizzati 80.000 autocarri. Grazie ai due turni di lavoro escono dall'impianto 400 veicoli al giorno, circa 25 ogni ora. Un camion in meno di 3 minuti. Se già questo sembra incredibile, andiamo oltre. Nessuno di questi camion è prodotto in serie. Ogni singolo Actros è costruito in base alle richieste del cliente. Esattamente così. 80.000 autocarri all'anno e non ne esistono due uguali. Il risultato di questa incredibile personalizzazione è che l'impianto è diventato il simbolo delle qualità rivendicate dai tedeschi. Organizzazione ed efficienza. Requisiti essenziali per realizzare un prodotto complesso. Per chi si stesse chiedendo come mai un prodotto eccezionale come l'Actros abbia bisogno di un design nuovo, ecco le risposte. Innanzitutto è un prodotto che è sul mercato da 16 anni e quindi ha esaurito il suo ciclo vitale. Poi ci sono gli standard europei sulle emissioni inquinanti. Non conta più soltanto la forza motrice. I clienti vogliono risparmio, efficienza e rispetto dell'ambiente. Sono cambiamenti enormi. Quindi abbiamo deciso di sviluppare una generazione di veicoli completamente nuova. Probabilmente non guideremo mai questi tir. Ma il nostro stile di vita dipende da loro. Trasportano il cibo che mangiamo, i vestiti che indossiamo e i materiali per le nostre case. Senza di loro il mondo si fermerebbe. Per chi è dietro al volante, questo è il camion giusto. Il trasportatore domina la strada a bordo di un grande tir. Oggi seguiremo l'assemblaggio di uno di questi camion. Dall'inizio alla fine. Entreremo dove nessun altro è mai entrato, per osservare quello che nessuna telecamera ha mai ripreso. La nascita pezzo per pezzo di un nuovo Actros. Come tutti gli autocarri, l'Actros si compone di due parti principali. Lo chassis o telaio e la cabina. In questa sezione dell'impianto avviene la costruzione del telaio che attraversa la catena in un percorso rettilineo. La cabina, invece, segue un percorso circolare, dalla costruzione alla verniciatura agli interni, fino al punto in cui avverrà l'assemblaggio con il telaio. Alla fine del percorso ci saranno volute 4.000 componenti per realizzare un singolo camion. Tutti i pezzi utilizzati nell'impianto provengono da un migliaio di fornitori. Più questi sono lontani dalla fabbrica, più i costi salgono. Una prima minaccia all'efficienza dell'impianto. Un sistema per ottimizzare la procedura e avere i fornitori sul posto. Alcune società realizzano i pezzi direttamente all'esterno dell'impianto e li spediscono alla catena di montaggio. Probabilmente questa è la caratteristica principale che contraddistingue il nostro stabilimento. I nostri fornitori ci inviano le 4.000 componenti e noi le assembliamo perfettamente fino ad ottenere un autocarro completo e funzionale. Ma non per questo il direttore dorme sonni tranquilli. Circa metà dei pezzi viene immagazzinata con la cosiddetta procedura just in sequence, ovvero all'ultimo momento. Questo crea molte preoccupazioni, ma per la Mercedes è una sfida da vincere. Dopotutto,
sono loro che hanno inventato i camion. Oltre un secolo fa, nel 1896. Ma allora il famoso marchio Mercedes-Benz doveva ancora nascere. Nel 1885, 10 anni prima dell'invenzione del TIR, Carl Benz realizzò una delle prime auto con motore a benzina. Intanto un altro inventore tedesco, Gottlieb Daimler, sperimentava il trasporto a motore. La Mercedes non era ancora un'auto. Si chiamava così la figlia di un uomo d'affari austriaco finanziatore di Daimler alla fine del secolo. Poco dopo, la Daimler Company utilizzò il nome Mercedes per un suo prodotto. Poi venne la guerra. La Prima Guerra Mondiale. Al termine del conflitto, la prosperità della Germania dipendeva dal commercio internazionale. 4 anni di guerra avevano indebolito l'economia e la sconfitta aveva fatto tabula rasa. In 5 anni l'inflazione aveva devastato la Germania, al punto che ci volevano 4,2 trilioni di marchi per acquistare un dollaro americano. Tra le aziende minacciate dalla rovina c'erano ovviamente le fabbriche di automobili. Per sopravvivere, Daimler e Benz si fusero, dando vita alla Mercedes-Benz. Il resto è storia. E questo è il futuro. Dopo 12 anni di esperienza alla Mercedes-Benz, Yaris Poulsson oggi dirige la megafabbrica di Voort. Ha solo 40 anni. La stessa età che aveva Carl Benz quando inventò l'automobile. Figlio di immigrati turchi, Poulsson ha ora la responsabilità di un marchio che è sinonimo di Germania. E da lui dipende il lancio del nuovo Actros. Il nostro viaggio alla scoperta del nuovo camion inizia dalle basi. Il telaio. La struttura che sorreggerà gli assi, le ruote, il motore e la cabina. Questa fase della costruzione ha le sue difficoltà. Come assemblare adeguatamente un prodotto complesso usando le risorse umane? Ancora una volta, la risposta è nell'organizzazione e nell'efficienza. Il processo inizia dalla lavorazione dei longheroni. Questi pezzi arrivano a coppie e già dotati dei fori pilota. I fori sono disposti in base ai requisiti specifici di ogni camion e ospiteranno le decine di bulloni utilizzati per mantenere stabile il telaio. In pratica è la versione gigantesca di inserire il perno A nel foro B, con un rischio maggiore di sbagliare. Per far sì che i pezzi raggiungano il telaio giusto, le squadre usano una tecnologia del XXI secolo, il laser. L'addetto può vedere sul display quali parti devono essere assemblate ai longheroni del telaio. Mostriamo agli operai il punto esatto del camion dove va aggiunto un determinato pezzo. Sul display appare il numero dell'oggetto e la posizione di inserimento. Le istruzioni laser sono una rivoluzione per un vecchio impianto, ma l'innovazione dell'Actros si spinge anche oltre. Possiamo scrivere alcune informazioni direttamente sul telaio grazie a un sistema automatizzato che sfrutta sempre la tecnologia laser. Ad esempio, sui longheroni è scritta la lunghezza delle viti, la loro posizione e la coppia di serraggio. L'addetto ha tutte le informazioni necessarie per l'assemblaggio. Il laser è una tecnologia piuttosto innovativa. In questo stabilimento la utilizziamo solo per questo prodotto, il nuovo Actros. Completate le istruzioni, i longheroni salgono al livello successivo. La catena di montaggio. In tutto, la catena di montaggio è lunga 600 metri. Passano 6 ore e mezza dall'ingresso dei longheroni fino al termine del processo di lavorazione. Prima di tutto vengono aggiunte delle traverse.
terranno stabile il telaio. Poi è la volta dei bulloni per fissare il tutto. Così come le traverse, anche la squadra lavora in parallelo. Ogni pezzo viene assicurato con dei bulloni industriali, prima di passare al livello successivo. Sia gli addetti che i componenti sono in continuo movimento. Il ritmo costante dell'efficienza. È il turno dei cavi dei freni e dell'impianto elettrico. Di nuovo, l'uomo contro la macchina. Questo lavoro è molto complesso perché il cablaggio viene effettuato in uno spazio molto ristretto. Una volta assemblata la struttura portante, vengono aggiunte le appendici. Senza di esse l'Actros non potrebbe camminare. Sono gli assi. Questi alberi centrali sostengono le ruote. In genere un'auto ha due assi, uno che controlla le ruote anteriori e un altro per le posteriori. Nell'Actros ce ne possono essere quattro. La cabina poggia sull'asse frontale, mentre gli assi posteriori determinano il carico massimo. E sono progettati per sostenere un peso eccezionale. Un Actros a quattro assi può sopportare senza problemi un carico di 30 tonnellate. Il lavoro è così veloce da far girare la testa. Il team riesce a installare assi, sospensioni e albero motore in 8 minuti netti. Un'ulteriore dimostrazione di efficienza. Ed eccolo finito. Un telaio completo, pronto a spostarsi nella nuova stazione. Qui siamo nell'area preposta alla rotazione del telaio. Le strutture vengono ruotate perché è molto più semplice e più ergonomico assemblare gli assi e le sospensioni quando il telaio è nella posizione naturale. Quando il telaio è completo, non c'è più motivo di tenerlo sottosopra. Ed ecco il rovesciamento della struttura d'acciaio. Niente di più facile. Mentre avviene l'assemblaggio del telaio, altri operai si occupano di realizzare la cabina. I pannelli arrivano già pronti, ma devono essere assemblati. Un lavoro adatto ai droni. Con i suoi 350 robot, l'impianto assomiglia al set di un film di fantascienza. Potrebbe sembrare un lavoro ripetitivo e senza importanza, ma non è così. La cabina in questione, come tutte le altre, ha un design personalizzato. Ecco la qualità del robot. Una memoria impeccabile. Ogni cella di produzione può realizzare qualunque tipo di cabina in qualsiasi sequenza. Tutti sanno per chi stanno lavorando. Per il conducente. Il processo di realizzazione e successiva consegna al cliente parte sempre con l'acquisizione delle sue necessità e delle sue richieste, nel senso di come vorrà utilizzare il camion, se lo guiderà per molto tempo, se gli occorre una cabina molto spaziosa. Se gli serve una cabina spaziosa, è fortunato. L'Actros è uno degli autocarri con la cabina più grande in assoluto. Dal momento in cui il cliente fa l'ordine, all'inizio della produzione, l'impianto ha solo 6 settimane per ordinare i pezzi. Tutti prefabbricati, come i pannelli della cabina, per sveltire la produzione. Per assemblare il camion ci vogliono soltanto 6 giorni. Vale a dire meno di una settimana per 4.000 componenti.
Immaginate di fare un puzzle così grande in così poco tempo. Anche un solo pezzo mancante potrebbe compromettere la consegna. Per costruire un camion così complesso, con una tabella di marcia così serrata, ci vuole una certa abilità logistica. E con un modello nuovo come l'Actros, le difficoltà nella catena di montaggio raddoppiano. Quando entra in produzione un camion nuovo, in genere ci vogliono 2 anni per perfezionare le catene di montaggio. Nel frattempo, sulla stessa catena di produzione, viene realizzato un altro modello. Questo significa che il numero dei pezzi raddoppia e l'organizzazione logistica e dell'impianto deve essere molto più accurata. La lavorazione industriale diventa molto più complessa. Più complessa è un eufemismo. Qualche numero. Con 4.000 pezzi per camion e 2 modelli da costruire, ci sono 8.000 possibilità che qualcosa vada storto. E, come se non bastasse, la sfida si fa ancora più ardua. L'Actros costituisce soltanto i 2/3 della produzione. Questa megafabbrica, infatti, realizza anche altri 2 modelli, tutti assemblati nella stessa catena e parallelamente all'Actros. Considerando tutte le configurazioni possibili sui 4 modelli, abbiamo 500 tipi di cabina e 2.400 possibili personalizzazioni. Inoltre, questi modelli possono avere delle varianti nei cablaggi. In tutto abbiamo 1.000 configurazioni diverse. È la formula per un incubo logistico. Non c'è da stupirsi se le aziende concorrenti si servono di 2, 3 o anche 4 impianti. Anche la Mercedes in passato effettuava la produzione in 2 fabbriche. Poi, 50 anni fa, ha acquistato il sito che oggi ospita lo stabilimento di Wörth. Eppure questa megafabbrica aveva iniziato con ambizioni modeste. Il sito stesso era grande la metà dell'impianto odierno. I primi operai impegnati nella produzione erano meno di 100. La fabbrica doveva occuparsi solo dell'assemblaggio del motore. Tuttavia, alcuni anni dopo, si decide di concentrare la produzione degli autocarri in un'unica sede. Inizialmente, questo accorpamento sulla stessa catena viene visto come uno svantaggio, salvo poi rivelarsi come una benedizione. Il vantaggio è l'economia di scala derivante dal volume di produzione. Le sfide sono innumerevoli. La complessità può essere negativa se si trasforma in confusione. Se invece viene gestita bene, può essere produttiva. I robot sono la chiave per la produttività. Lavorano in modo così rapido e affidabile da poter costruire un'intera cabina in sole 9 ore. Pannelli, rivetti e colla. Tutto applicato con estrema precisione. Ma anche il più sofisticato dei robot ha bisogno della supervisione dell'uomo. Nel suo percorso attraverso la fabbrica, la cabina fa una deviazione nell'area collaudi. Ecco una delle 8 cabine che ogni giorno escono dalla catena di montaggio per garantire che i robot siano accuratamente programmati. Per verificare la precisione della cabina, questa viene sottoposta a oltre 400 controlli. Thomas Nett è uno degli ingegneri che supervisionano i robot. Ad esempio, i robot stanno applicando le viti e i bulloni nei punti giusti? Con questi misuratori possiamo verificare la posizione esatta di ogni bullone. Lo strumento rileva 5 coordinate e in base al risultato riesce a determinare il centro del foro. Per la precisione che ricerchiamo,
Non può esserci uno scarto maggiore di un millimetro e mezzo dal punto prestabilito. Il che significa che se superiamo questa tolleranza, c'è qualcosa da correggere nell'impostazione dei robot. Dopo aver superato la prova a pieni voti, la cabina torna alla catena di produzione. Prima ancora del montaggio delle ruote, accumula già chilometri. In tutto ne percorre 5 all'interno della fabbrica. Ma attenzione, senza conducente. Ogni componente viaggia grazie al trasporto automatizzato. Un sistema unico nel settore automobilistico di tutto il mondo. È un altro modo per snellire il processo ed incrementare l'efficienza. La stazione successiva è il reparto verniciatura. Inizialmente la cabina viene immersa in una cisterna da 300.000 litri. Poi si sceglie il colore della vernice da una gamma di quasi 300 colori standard, compreso il bianco classico. Grazie all'automatizzazione, gli strati multipli vengono applicati in sole 19 ore, inclusa l'asciugatura. I marchi importanti hanno standard elevati. E alla Mercedes non fanno eccezione. Così come in altre fasi di lavorazione, c'è il controllo della verniciatura. Innanzitutto, un macchinario analizza le tonalità di colore e le confronta con le specifiche standard. Poi un addetto revisiona ancora una volta il lavoro svolto dai robot. Fidarsi è bene. Non fidarsi è meglio. Qui, vedete? Come i colleghi al piano di sotto, Hans Weiss esegue verifiche a campione. L'uomo supervisiona il lavoro della macchina. Seguendo questa lista di controllo, analizzo punto per punto tutta la cabina. Meno male che il nostro lavoro non è sotto esame. Perché Herr Weiss è un perfezionista. Ok, vediamo se ci sono punti non verniciati. Se la texture è impeccabile. Controllo se la cabina o la portiera hanno qualche difetto. Se ci sono sporcature o spazi vuoti che spiccano. Qui, ecco, questo non va bene. Se c'è qualche difetto io lo segnalo. Ok, ora andiamo dietro. Qui, nella rientranza, non possono esserci sporcature. Deve essere perfetto, così che al tatto sia liscio. Le particelle sono così sottili che non si vedono a occhio nudo o con la telecamera. Io faccio questo lavoro dal 1995. L'esperienza e l'abilità vengono con il tempo. Qui, ad esempio, ci sono molti difetti. Si vedono tantissimi puntini neri. Significa che la verniciatura non è uniforme e questo non è accettabile. Deve essere impeccabile e coprire tutta la cabina senza nessuna interruzione, ok? Difficile notarlo, ma ci fidiamo di lui. La cabina dovrà fare una deviazione per la correzione dei difetti, ma il lavoro non è finito. Adesso la solleviamo. Dobbiamo controllare la parte in basso. Qui e qui. È pieno di particelle nere. Manca la vernice. Anche qui. Una volta assemblata e verniciata, la cabina è pronta per gli altri componenti.
componenti che vengono realizzati simultaneamente nello stesso impianto. Portiere, parabrezza e interni. Le portiere vengono preparate per poter essere assemblate con facilità alla cabina. Così anche i paraurti. E il cruscotto. Come le altre parti, il cruscotto attraversa la catena di montaggio per congiungersi con la cabina. Nel frattempo avviene un altro incontro. Il motore è pronto per unirsi al telaio. Il motore dell'Actros è impressionante. Con collaudi per oltre 70 milioni di chilometri, è uno dei primi motori al mondo a soddisfare i nuovi standard europei sulle emissioni inquinanti. Per lavorare al meglio, il potente motore ha bisogno di una scocca leggera. La slanciata cabina dell'Actros ha fatto molti passi avanti dai tempi di Daimler e Benz. I primi autocarri erano squadrati, avevano un motore di appena 4 cavalli e sostenevano una tonnellata e mezzo di peso. Il nuovo Actros ha un motore da 510 cavalli e trasporta fino a 30 tonnellate, alla velocità di 90 km orari. Un agile cavallo da tiro per la società che ha inventato questo tipo di veicoli. Per decenni i camion sono stati così. Cofano allungato, con sotto il motore e il conducente alle spalle. Molte case ancora li realizzano in questo modo. Ma decine di anni fa, la Mercedes ha effettuato un cambiamento radicale. Ha eliminato il cofano e ha posizionato il motore al di sotto della cabina. Agevolando le curve sulle strette strade europee, la Mercedes ha conquistato il 50% del mercato degli autocarri ultraleggeri. Questa innovazione salva spazio e riduce anche il peso e ovviamente i consumi di carburante. Ma già dall'inizio l'Actros aveva consumi competitivi, tanto che nel 2008 è entrato nel Guinness dei primati come mezzo più efficiente della sua categoria. Il segreto per strappare al motore altri chilometri è l'aerodinamica. L'aria deve scorrere come seta sulla carrozzeria. Ogni eventuale asperità ne blocca il flusso e rallenta il veicolo. Il nuovo Actros è più slanciato che mai. Considerato il peso, l'Actros ha un'efficienza maggiore di una comune berlina. Un'auto media pesa all'incirca 1,5 tonnellate. L'Actros ne pesa 7. Tuttavia, con il rimorchio a pieno carico, può raggiungere persino le 40 tonnellate. Ciò significa che per ogni tonnellata di peso, al camion serve un quinto del carburante usato dall'automobile. Questa è la dimostrazione di quanto possa essere efficiente un autocarro, o meglio, di quanto effettivamente già lo sia. Quanto a consumi non arrivali. Un grande risultato. Ma come sempre in questa mega fabbrica, grande non è abbastanza. Per il nuovo Actros, la Mercedes ha voluto guadagnare altri chilometri, estendendo la vita del camion di un buon 20%. In altre parole, sarebbe come aggiungere 16 anni di vita a un tedesco medio. Un buon camion deve fare almeno 1 milione di chilometri. Il nostro obiettivo è portarlo a 1.200.000 chilometri. Per estendere la vita dell'Actros ci sono voluti molti test nella fase di ricerca e sviluppo. Ma anche i semplici collaudi sono stati una sfida per i progettisti. Come portare su strada un modello top secret senza rivelarne l'esistenza? Mimetizzazione. False mascherine e false griglie, persino false rifiniture effettuate da misteriosi progettisti. Lo stesso principio per cui le strisce di una zebra confondono i predatori.
Se qualcuno avesse scattato una foto, non avrebbe visto la vera natura del camion. In effetti, il suo design è stato protetto a tal punto che neanche gli addetti alle pubbliche relazioni erano autorizzati a fare foto. Gli operai avrebbero avuto un'ottima ricompensa, svelando i segreti dell'Actros alla concorrenza. Ma tutti hanno taciuto. E per tutto il periodo di messa a punto. Il processo di messa a punto è durato circa 8 anni. Siamo molto orgogliosi di avere mantenuto un segreto che conoscevano oltre 11.000 persone. Intanto, nella megafabbrica, la cabina è pronta per l'assemblaggio delle componenti realizzate in altre stazioni. Prima di tutto, il cruscotto. L'installazione ci offre un altro esempio dell'efficienza in azione. Operiamo in un lasso di tempo di 2 minuti. Il che significa che in 2 minuti solleviamo i cruscotti con questo dispositivo. Li installiamo nelle cabine, li imbulloniamo e rilasciamo il dispositivo. Quindi la cabina è pronta al montaggio del parabrezza da scegliere tra una vasta gamma di stili. Abbiamo diversi tipi di parabrezza: a isolamento termico, riscaldabili e con cristalli di sicurezza. In una fabbrica dove i robot fanno i lavori automatizzati, è legittimo chiedersi cosa fanno gli esseri umani. Intervengono ora. La produzione del nuovo Actros è così recente che i robot non sono ancora arrivati in questa stazione. Una volta completato il pesante parabrezza, i robot lo sollevano per assemblarlo alla cabina. È il momento di occuparsi della comodità del conducente, ossia dei sedili. La cabina è pronta per le portiere. Ovviamente su ogni camion nulla conta di più della sicurezza. E il nuovo Actros può vantare vari dispositivi di protezione. Controllo elettronico della stabilità, assistenza alla frenata d'emergenza, segnalatore di corsia in caso di sbandamento e luci a LED. Queste sono più intense dei fari convenzionali e richiedono meno energia. Una volta completato l'allestimento, la cabina è finalmente pronta a incontrare il partner essenziale per iniziare a viaggiare. Il telaio. Si uniscono nella cosiddetta stazione del matrimonio. Come in un matrimonio dovrebbe essere un'unione eterna. La metà assemblata dall'uomo si unisce alla metà assemblata dai robot e lo fa in perfetta armonia, finché morte non li separi. Persino nella catena di montaggio, mentre le prime unità dell'Actros si congiungono, gli addetti continuano a mantenere la riservatezza. In questo momento il camion è ancora celato. Nessuno è autorizzato a vederlo prima che sia finito. All'interno della megafabbrica, il nuovo autocarro ha ancora qualche step da superare. Arriva alla stazione di avviamento. Qui vengono aggiunti i liquidi, dal carburante all'olio, e si procede all'accensione. Ovviamente si controlla indistintamente il lavoro dell'uomo e dei robot. Luci, sterzo, motore e freni. Infine avviene il collaudo sulla Rolling Road per verificare la velocità massima.
Il camion passa il test a pieni voti. Ovviamente il mondo reale pone tante altre difficoltà. Il maltempo, ad esempio. Prossima sfida, ingegneria tedesca contro madre natura. Qui la cabina viene sottoposta alla prova dell'acqua. Per verificare che non ci siano perdite, vengono pompati 1000 litri d'acqua al minuto. Per 15 minuti. È tutto asciutto. Ora il camion è pronto per il test più importante. Dopo aver attraversato l'intero impianto e aver assorbito perfettamente le 4000 componenti, il nuovo camion è pronto a incontrare il suo proprietario. Ai clienti vengono spediti circa 2/3 dei camion. E l'impianto di Wörth ha una posizione ideale per le spedizioni, accanto alla ferrovia e al fiume. Il Reno è uno dei corsi d'acqua più trafficati al mondo. Delle chiatte trasportano gli Actros nel mare del Nord e da lì in ogni angolo del mondo. I camion restanti sono prelevati direttamente dai conducenti, a volte con famiglia al seguito. Il 90% dei clienti è costituito da società di trasporti. Gli altri sono camionisti privati. In ogni caso, a tutti serve un veicolo tanto affidabile quanto efficiente. È questo il tipo di cliente che la megafabbrica deve accontentare. Qui è dove il conducente incontra finalmente il suo camion. Ci troviamo nell'area preposta alla consegna dei veicoli. In media gestiamo dalle 100 alle 150 consegne al giorno. Nei periodi di punta arriviamo anche a 300. Come si può immaginare, dopo la consegna, l'impianto di Wörth non abbandona il cliente a se stesso. Un camion moderno è una sfida per chi ha imparato a guidare tanti anni fa. Credo che l'aspetto più importante in assoluto sia istruire i clienti sulla corretta gestione dei nostri autocarri in termini di emissioni inquinanti e bassi consumi. Ciò significa un'intera giornata di scuola, lezioni di guida. Il cliente può anche fare un giro della fabbrica. Persino il camionista più esperto sembra un bambino in un negozio di caramelle. Il negozio di caramelle più grande al mondo. Quando il cliente vede il suo veicolo per la prima volta, avvertiamo l'emozione che prova. Ed è fantastico, non solo per lui, ma anche per noi. È un'esperienza incredibile ritirare il proprio camion direttamente in fabbrica. Gli autocarri che escono da questo impianto hanno fatto parecchia strada. Nel decennio successivo alla Seconda Guerra Mondiale, la Mercedes ha realizzato camion molto popolari che hanno aiutato a risollevare l'economia della Germania. Oggi, gli stessi mezzi aiutano a rafforzare l'economia mondiale. Un camionista alla volta. La cosa più bella di questo lavoro, come ho detto prima, è vedere la felicità del cliente mentre sale sul camion ed esce dalla fabbrica. È una grossa motivazione per noi. È la parte più bella del processo. A tutti i camionisti, buon viaggio e tanti auguri da Wörth. Ciao!